Squadra del cuore, nella circostanza il Taranto va soprattutto a avvicinarsi anche ai tifosi delle squadre avversarie. Allora, le finalità, come hai detto giustamente, sono quelle appunto di, prima di tutto, di incontrarci, di avere un punto di incontro fra di noi tifosi, almeno un certo gruppo di tifosi, almeno quelli che la pensano come noi. Cioè appunto che il tifo è una, l'amicizia è amicizia ed è una cosa bellissima. E poi appunto di incontrarsi con le altre tifoserie, naturalmente ognuno tifando per i propri colori, ma cercando di avere un'organizzazione quando si vanno a fare le trasferte, che purtroppo ora manca. Cioè avere dei contatti con altri tifosi di altre città, che purtroppo ora non esiste, c'è solamente scontro e violenza. Mister Nicoletti, si parla tanto di violenza, da Taranto invece viene fuori questa encomiabile iniziativa. Io ringrazio per questo invito e ho accolto con molta soddisfazione essere qua questa sera e partecipare a questa inaugurazione, perché credo veramente, come ha sottolineato lei, che questo sport, il calcio in modo particolare, ha veramente bisogno di un tifo sano e quindi così con quel calore giusto, giustamente essere legati alla propria città, ai propri colori, alcune volte ci fa perdere un momentino quello che può essere il raziocinio mentale di alcuni, e quindi si passa con troppa frequenza a questi episodi di teppismo e di violenza che vanno sicuramente ad inficiare quello che è invece il valore primario di questo sport. E credo che questo club dia una svolta decisiva su questo e mi auguro che sia così portatore di esempio, di immagine giusta, vera, di quegli sportivi che ci tengono in modo particolare che tutto vada nel modo migliore. Qual è lo stato d'animo in questo momento di Antonio Serri? Io la verità non credo ai miei occhi di quello che ho organizzato, perché all'inizio è stato difficile organizzare questo gruppo di tifo amicizie. Già voglio creare qualcosa a Taranto, perché noi siamo stanchi di vedere altri club non di Taranto. Noi vogliamo avere a Taranto qualcuno che rappresenta la città di Taranto, vogliamo dare un'immagine a Taranto, un'immagine nello sport e nella vita sociale. Ed ora, come di consueto, si organizza, soprattutto per iniziativa di un gruppo di amici, possiamo dire, e tra il presidente e i soci di questo club, che questa sera hanno praticamente ufficializzato il loro intervento all'interno del loro gruppo. Ecco, ne parliamo con il dottor Racugno di questa iniziativa. Il tifo è amicizia, questo è il vostro simbolo, diciamo, il vostro slogan che vi porterà avanti da questa sera in poi. Speriamo che le cose vadano per come devono andare, cioè nel senso che noi cerchiamo un tifo diverso rispetto a quello che si è fatto fino ad oggi a Taranto, cioè un'aggregazione anche al di fuori dello stadio, cioè un incontrarsi e un appunto stare insieme, che secondo me è una cosa importante soprattutto in questo momento in una città come Taranto, che ha veramente tanti di questi problemi. Lo stare insieme penso che possa risolvere, non dico tutti, ma qualcuno di questi problemi. Certamente, se ne parla tantissimo, se ne è parlato anche in passato, del problema dei tifosi, degli ultra, di tutta una serie di fatti che sono avvenuti. Naturalmente noi capiamo benissimo che non è questo il momento di parlare di questi dati negativi, però ecco come si pone questo club all'interno della città, ma soprattutto con questa nuova veste. Appunto, il nome lo dice, tifo è amicizia. Per noi la cosa fondamentale è lo stare insieme fra noi tifosi del Taranto, ma cercare anche una certa collaborazione anche con gli altri tifosi, con le altre società, perché lo stare insieme e andare a vedere una partita penso che sia la cosa più bella che si possa fare, almeno per noi giovani, e non scambiare il tifo con la violenza e tutte quelle che sono le problematiche che ci sono purtroppo ogni domenica. Avete già in mente di una vostra sede organizzata per avere, ecco, rientrare anche nella norma di quelle che sono in questo momento le normative vigenti, sì, per quanto riguarda il club? Certo, noi abbiamo intenzione di aprire una nostra sede, al più presto soprattutto, avere un certo numero di soci, che non sarà un numero di soci molto grande, sarà un numero di soci almeno per quest'anno abbastanza limitato per controllare un pochettino quelle che sono le esigenze di ognuno di noi, appunto per cercare di risolvere nella maniera migliore possibile quelle che sono le nostre esigenze, tipo trasferte e altri incontri e roba varia, perché se si sia in troppi è sempre difficile, anche perché ognuno di noi ha il proprio lavoro ed è difficile nei ritagli di tempo riuscire a concordare tutto. Un presidente
presidente, un consiglio direttivo. Presidente, un consiglio direttivo, e cerchiamo di fare il possibile. Presidente Antonio, è il titolare del Bar Cubana, che conosciamo molto, molto bene, quindi diciamo, è una garanzia anche per voi. Sì, una garanzia, ma più che altro un punto, oltre ad essere una garanzia, un punto di riferimento, in quanto è un punto, cioè, tutti si possono rivolgere a lui per qualsiasi informazione. Ritorniamo a dire, più siamo meglio è, anche se il numero non deve essere per il primo anno notevole, però cerchiamo di fare le cose per bene. Questa importante, è la cosa che ci interessa, fare le cose per bene e con calma. L'importante è cominciare bene. Sentiamo ecco Luca Brunetti, capitano del Taranto, che appunto in questa circostanza ha voluto tenere a battesimo questa iniziativa. Ma a me, ripeto, mi fa immensamente piacere essere venuto qua, perché sono 4 anni che sono a Taranto e è la prima volta che sento parlare di club, di organizzare un club organizzato come questo qua. Mi sembra molto positivo, perché una città di 200.000 persone, una società di serie B, non avere un club penso che sia l'unica in Italia, sia una cosa eccezionale, quindi direi che è molto positivo. È molto bello quella scritta che dice tifo e amicizia, che secondo me è una cosa molto importante, perché da tifo a sportività c'è differenza, però questo tifo e amicizia secondo me è proprio sta a significare amare il calcio, amare lo sport. Penso che sia molto positivo questo. Bene, grazie a Luca Brunetti, naturalmente un bocca al lupo a tutti quanti voi di questo tifo e amicizia, e naturalmente noi con questo slogan chiudiamo questa iniziativa e speriamo possa avere tantissimi successi, non soltanto per voi ma soprattutto a supporto dei colori rosso-blu, che sono quelli che stanno particolarmente a cuore a tutti quanti.